rivestono una grande rilevanza nella vita quotidiana e nella vita di quelle che saranno le generazioni future. Nel programma del Movimento 5 Stelle si afferma che una comunità vive e si sviluppa davvero solo se è in grado di rapportarsi con l'ambiente in maniera rispettosa, e di questo sono profondamente convinta. In passato le questioni ambientali sono state messe in marginalità rispetto alle questioni economiche e alle questioni sociali. Questi erano sicuramente i temi vissuti con maggiore importanza rispetto a quelli della tutela dell'ambiente, e questo inevitabilmente ha comportato degli squilibri importanti anche nel territorio in cui viviamo. Oggi sicuramente viviamo queste tematiche con maggior sensibilità, e è pur vero che questa sensibilità purtroppo ci deriva spesso dall'aver toccato con mano a cosa hanno portato determinate scelte del passato. Il discorso chiaramente è un discorso generale, ma nella nostra zona è forse ancora più amplificato, e infatti le criticità del nostro territorio sono molteplici. La bellezza del suo territorio, che è così legata a questa compressione che noi abbiamo tra i monti e il mare, fanno sì che questo sia anche un territorio estremamente fragile. In passato le scelte si sono orientate verso soluzioni economiche e sociali che hanno tenuto veramente in scarsa considerazione questo tipo di fragilità del territorio. Perché dico che è una fragilità? Perché inevitabilmente in un territorio così stretto le scelte che si operano in una parte del nostro territorio si riversano a cascata su altre, e quindi inevitabilmente anche sulla popolazione. Gli esempi di questo sono molteplici, li abbiamo toccati con mano, a cominciare dalle alluvioni, l'ultima che è stata drammatica, le due precedenti molto ravvicinate, che sono dovute a scelte di antropizzazione avvenuta in maniera assolutamente caotica e senza tenere in considerazione la tutela dell'ambiente. Un altro argomento di grande importanza è quello relativo all'inquinamento della falda e all'inquinamento dei suoli, e questo ce lo portiamo in eredità dall'insediamento delle industrie chimiche che negli scorsi decenni è avvenuto in maniera massiccia nel nostro territorio, e ancora una volta ne paghiamo le conseguenze in termini di salute. Ci sono tuttavia anche altre criticità che, seppur in maniera minore, sono comunque argomenti che devono essere affrontati con grande attenzione. Mi riferisco in generale all'inquinamento ambientale, mi riferisco al problema delle polveri, dei rifiuti, tutela delle risorse. E oggi ci troviamo quindi di fronte a un duplice impegno, perché da un lato dobbiamo porre rimedio a ciò che è stato fatto nel passato. Ora, questo chiaramente rispetto alle due tematiche principali, mi riferisco al carione e all'inquinamento delle falde e dei terreni, il comune non è strettamente competente, ma è anche vero che l'amministrazione non avrà intenzione di rimanere silente, ma vorrà comunque avere voce per poter far sì che le soluzioni vengano fuori, i problemi vengano affrontati senza lasciare tematiche non risolte. Dall'altro lato poi c'è l'impegno per il futuro, e allora in questo senso dobbiamo necessariamente cambiare approccio. Oggi devo dire che dal punto di vista ambientale abbiamo un quadro normativo veramente ampio, le leggi ci sono, ce ne sono molte, a volte in rapida evoluzione normativa, anche contraddittoria. Tuttavia bisogna rilevare che molto spesso queste vengono
applicate in maniera estremamente settoriale, soprattutto vengono vissute come un onere, un requisito aggiuntivo da soddisfare senza però comprenderne realmente la portata. E quindi è in questo senso che dico che bisogna cambiare l'approccio alle tematiche e che le deleghe che mi sono state affidate sono un po' trasversali ai vari settori in cui l'amministrazione esplica la sua attività. Infatti sono convinta che perché non possiamo più prescindere dal prendere coscienza che l'unica forma di progresso possibile sia quella rivolta ad uno sviluppo sostenibile, dove si riesca a trovare un equilibrio, seppur dinamico, tra la componente economica, la componente sociale e la componente ambientale. Se non riusciamo a trovare una forma di coesistenza fra queste tre componenti, non possiamo avere un reale progresso. Quindi dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che le nostre azioni devono essere dirette verso la preservazione dei sistemi ambientali in maniera tale che in maniera tale da non varcare la soglia della loro capacità che loro hanno relativamente alla capacità di assorbire le nostre azioni, le modifiche che andiamo a imporre con le loro attività. Quello dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale, come dicevo, sono temi di grande attualità che ho ritrovato condividendoli come filo conduttore di molti argomenti proposti, portati all'attenzione dal programma del Movimento 5 Stelle. In primis perché lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale sono sviluppi partecipati, quindi le idee, la sostenibilità non deve derivare dall'alto, ma deve necessariamente essere attuata attraverso politiche di tipo locali che siano profondamente calate nel contesto sul quale vanno ad agire. Questo significa sostanzialmente che i temi della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali, della riduzione della produzione dei rifiuti e della riduzione dell'inquinamento in tutte le sue matrici e in generale della riduzione degli impatti che noi produciamo sull'ambiente deve essere calato in maniera puntuale nella nostra realtà. E sono convinta che il primo passo parta dalla pianificazione territoriale e quindi in questo senso sono contenta che la presentazione venga fatta congiuntamente. Perché dico dalla pianificazione territoriale? Perché il concetto dell'urbanistica tradizionale che regola solo il processo di urbanizzazione è un concetto ormai superato. L'urbanistica, la pianificazione territoriale deve farsi carico di prendere in considerazione le tematiche ambientali, rovesciando il rapporto che c'è stato fino ad oggi. Questo è la legge che ce lo dice, in particolare la legge toscana ha un approccio alla pianificazione territoriale esattamente in questo senso. Quindi per poter agire coerentemente alla normativa dobbiamo prima di tutto verificare quali sono le criticità del territorio, gli aspetti, attribuire dei valori specifici alle componenti paesaggistiche e alla componente ambientale, capire quali sono le condizioni che la componente ambientale, la componente paesaggistica dettano per lo sviluppo, la trasformazione del territorio e solo dopo aver valutato questi elementi far discendere le trasformazioni urbanistiche. Quindi prima si valutano le criticità e dopo si determinano le trasformazioni possibili. Quindi questo è un discorso chiaramente ampio e di portata generale, al quale però possiamo affiancare di premialità in maniera tale che la qualità ambientale nei vari interventi edilizi non venga più vista
come un semplice fardello, un semplice obbligo di legge, ma veda riconosciuto anche un qualcosa in più. Chiaramente queste sono alcune di queste tematiche devono essere affrontate nel medio e lungo periodo, su altre possiamo intervenire più velocemente, però sicuramente intanto bisogna partire e l'unico modo per partire sono convinta che sia questo. Grazie Sara, io farei un applauso. E passo la parola al nostro assessore all'urbanismo. No, ringrazio la collega perché ha fatto una bella introduzione che mi ha risparmiato metà dell'intervento. Visto, la ringrazio. E ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia verso la quale sento una grande responsabilità che non vi nascondo. E una responsabilità che mi impegna a perseguire con rigore e cautela gli obiettivi e i principi del programma di mandato. Programma che attribuisce all'urbanistica, il programma definisce l'urbanistica lo strumento per una nuova visione di equilibrio tra uomo e ambiente, ritornando anche a quello che si diceva ora. E dato che l'urbanistica è una scienza collettiva che si attua attraverso la partecipazione della comunità, la stessa comunità ha necessità di adeguati livelli di conoscenza su cui fondare le scelte. Bisogna rimettere la partecipazione al centro, ma dare alla comunità dei quadri conoscitivi perché queste scelte siano le più efficaci, le più sostenibili possibili. Quindi fornire il quadro delle conoscenze è un atto di trasparenza dovuto. Perciò è importante promuovere un percorso ricognitivo sullo stato delle attività in corso, sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato al riconoscimento dei fabbisogni dei vari portatori di interesse. In questo quadro delle conoscenze è necessario rimettere il territorio al centro del dibattito. È troppo tempo che a Carrara non si parla più di urbanistica. Aveva una tradizione formidabile questa città, a partire dal piano Piscinato, che era un fuoriclasse. C'è stata per un lungo tempo in questa città un dibattito vivo, continuo, che poi col tempo si è assopito e si è fino a sparire. Quindi riportare questo dibattito, rimettere il territorio al centro è di fondamentale importanza, ma di rimettercelo, come diceva Sara, attraverso due aspetti. Il riconoscimento delle fragilità ambientali e del patrimonio territoriale. Queste due cose devono ritornare in superficie. Il riconoscimento delle fragilità ambientali, come diceva Sara, ci permette di costituire la base per favorire la messa in sicurezza del territorio. E qui la messa in sicurezza va intesa come un'opportunità per contrastare la mancata valutazione dei rischi che c'è stata, con tutti i danni sociali, economici, ambientali che ha prodotto. Si rileva quindi la necessità di un'inversione di tendenza nell'azione politica, passare cioè da una gestione monosettoriale che per quanto riguarda il rischio idraulico si è sempre concentrata sullo stampo idraulico ingegneristico, alla salvaguardia del sistema delle risorse e alla produzione di opportunità attraverso un disegno di restauro del paesaggio. Bisogna che i rischi territoriali vengano trasformati in opportunità di ricostruire, di restaurare il paesaggio. Quindi una strategia virtuosa in termini di occupazione, di ricerca, per favorire la permanenza dei giovani sul territorio, e per coinvolgere anche le piccole e medie imprese che potrebbero essere chiamate a questa operazione di manutenzione continua, perché la sicurezza e la manutenzione continua del territorio devono diventare la più grande opera pubblica da mettere in campo. Questo è il punto su cui si dovrà fondare la pianificazione.
Il patrimonio territoriale invece rappresenta, come posso dire, il codice genetico dove l'identità carrarese si riconosce, il codice genetico che solo lei ha, e quindi deve essere individuato con precisione attraverso uno studio che mette al centro la storia e l'ambiente del territorio. Quindi questo concetto del patrimonio che la legge regionale definisce, come ve lo leggo perché è interessantissimo secondo me, è stato introdotto nella legge 65 del 2014, e da questa definizione del patrimonio territoriale: l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione tra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. La ricchezza per la comunità è dentro il riconoscimento del patrimonio territoriale. E sulle fragilità ambientali, come si diceva prima. Quindi io in questa prospettiva si può auspicare la partecipazione della cittadinanza affinché, come riportato nel programma, il senso di comunità e conseguentemente lo stimolo alla protezione e custodia della città. Io mi fermerei qui. C'è un po' da riprendere in mano questo concetto di città in generale, migliorando la qualità della vita che nell'ultimo periodo ho visto via via sempre di più andare a scadere. Quindi l'impegno è da questo punto di vista ed è chiaramente strettamente connesso con la qualità ambientale. Ci sono diverse cose da fare, però ecco, l'obiettivo principale è sicuramente questo. Io credo che ci sono talmente tante patate, come ha detto il sindaco, da trasformare il comune in una friggitoria, che forse non si riesce nemmeno a esprimere un desiderio di priorità viste le emergenze a cui bisogna mettere mano. Esatto. E credo che la cosa principale sia mettere mano alle cose più importanti, che sono tante, a partire dalla questione porto, Politeama, Mediterraneo, ce n'è un'infinità di questioni che meritano una risposta urgente per la città letteraria. Con, aggiungerei, con una programmazione, cioè evitando che gli interventi siano degli interventi spot, interventi scoordinati e che non abbiano un filo logico, andando magari a vanificare domani quello che abbiamo fatto oggi. Ad esempio, una cosa che riguarda un po' entrambi, appunto la messa in sicurezza del Carrione, il progetto Seminara, no? Le perplessità che il sindaco attuale, no, ha espresso su tante cose, le grandi opere, il bypass sotto il Monte d'Arma, cioè su questo, ad esempio sullo studio Seminara, avete già un'idea, riesaminerete, rivedrete, correggerete?
so, forse magari è presto, però ne avete un po' parlato anche voi. Magari sì, ora loro ci sono. Anzi, si devono ancora insediare. Ma sono così preparati che noi. Ma quello sono, come avrai, come hai visto, insomma, sono dei tecnici sopraffini, chiaramente. Fatemi un'idea, se hanno qualche dubbio anche loro su questo studio così importante e così controverso. Dovremmo devo prendere visione al tavolo con la regione e vedere bisogna poi prendere visione in maniera accurata e gli poi interventi che dovranno essere fatti avremo modo di raccontarci come le vediamo.